il Trissino vinse a Grosseto per 7-5, mentre più difficoltosa per i veneti fu la gara di ritorno, vinta 5-3, e una sconfitta di misura per 3-2 contro i padroni di casa del Gamma Sarzana. Duello tra i Pinasar e Franchi. Pinasar alla meglio, si presenta, palla sulla destra per Joao Pinto, che insacca nonostante le proteste. I grossetani protestano sostenendo che la palla non è entrata. Sistemato a destra del portiere, annullato, cioè non è gol, dice Mario Trevisan. Obiettivi ambiziosi quest'anno per la formazione di Alessandro Bertolucci, che punta a entrare nella lotta a scudetto insieme a Forte dei Marmi e Lodi. Malagoli, poi Barz anticipa Nacevic e mette in fondo al sacco. Poi torna avanti, passaggio a Paghi, tiro di Paghi, ma trova il guantone, c'è un fallo e viene fischiato un blu a Malagoli. Saavedra poi si porta avanti la palla e non riesce a chiudere il Grosseto. Le squadre ritornano in gioco, rientra proprio un blu anche per il Grosseto, fischiato a Stefano Paghi. Occasione per il Trissino, chiede aggressività dalla panchina Federico Paghi. Cocco preferisce muoversi, si butta sulla sinistra e con un'alza caccia fa secco Menichetti. 3:55, raddoppio per il Trissino. Barza tu per tu con il portiere, un fallo di Barz su Cabella. Nasce contro Zampoli, il palazzetto si riscalda, una ghiotta occasione per il Grosseto di accorciare distanze. Nasce a due passi, poi manda alto, purtroppo Mount manda alta la palla sopra la traversa. Ancora il Trissino in possesso di palla. C'è il terzo gol, il tiro è di Garzia. Azione veloce con Garzia, viene stoppato, vantaggio per il Grosseto. Paghi invece di passare a Saavedra, con la funzione, questa può riprendere Paghi, che poi mette al 7 dove non può nulla Stefano Zampoli. Accorcia le distanze del Grosseto. Il Grosseto per lunghi tratti ha tenuto testa alla formazione del Trissino, una corazzata che punta a vincere lo scudetto e a fare bella strada anche in Europa. Finisce così, ed il Fox Grosseto 1 Trissino 3.